Io ovviamente sto parlando per chi sta iniziando a fare video oppure come me che ha bisogno di un setup ready to go. Mi riferisco a tutti i ragazzi che mi seguono e che desiderano acquistare una nuova videocamera. Quale comprare? Reflex o mirrorless? All'inizio del 2010 circa c'è stata la prima videocamera, la prima reflex, non videocamera ma reflex, che è stata utilizzata per fare video. Sto parlando della 5D Mark II. Da lì fino ad oggi sono passati ben 8 anni ed il mercato ha continuato il suo ciclo di evoluzione. Attualmente vedo le reflex come un po' obsolete rispetto a quello che sono le mirrorless. Sono entrambi tipologie di macchine buone per fare video. Tuttora molti video vengono realizzati con reflex e si riesce a ottenere un ottimo risultato. Oggi sono qui per dirvi 3 motivi per cui io preferisco utilizzare una mirrorless rispetto a una reflex per realizzare i miei video. Immaginate di dover comprare una videocamera che vi serve per fare video. Di conseguenza andrete a comprare un oggetto che è nato per quello scopo, è stato concepito, costruito per realizzare video, non per realizzare foto. Il primo punto per cui io preferisco mirrorless rispetto a reflex è per un fattore appunto di costruzione, di percezione, di sviluppo della macchina. La Sony che sto usando in questo momento, che è una mirrorless, è stata concepita, è nata per fare video e per fare anche foto. Un esempio semplice che vi posso portare e vi posso aiutare a far capire è il fatto dei profili colore. Per realizzare foto usiamo tantissimo il RAW, che è un profilo colore, la semplifico ovviamente. Il RAW vi consente di recuperare, avere un sacco di informazioni in post produzione per cambiare, modificare colori, esposizioni, eccetera eccetera. Per realizzare i video esiste anche il RAW, ovviamente a fasce di prezzo molto più alte. Invece il profilo colore è uno strumento che viene utilizzato tantissimo per la post produzione, ovviamente color correction, che vi consente di portarvi a casa un risultato buono. Se girate in standard o girate in C-Log ad esempio o in S-Log avrete due risultati completamente diversi. Nello standard avrete già tutto contrastato, saturato, eccetera eccetera, invece nel C-Log tipo di Canon avrete un profilo flat, in modo tale che potrete recuperare. Non è la stessa cosa del RAW, ma potete farlo. Su mirrorless questa cosa c'è. Invece se voi comprate una 1DX Mark II o vi comprate una 5D Mark IV ad esempio, entrambi nascono senza profili colori. Poi è vero che si può installare una specie di LUT flat e comunque il risultato è abbastanza buono, però loro non nascono con un C-Log di Canon, il Gamut, che ad esempio sulla C300 lo trovate, sulla C300 che è una videocamera della Canon trovate il C-Log che è una meraviglia, o anche sulla C200. Io ho lavorato con il C-Log della C200 ed è bellissimo, secondo me molto meglio rispetto a quello di Sony. Sulle reflex Canon questa cosa non la trovate, per eccezione la 1DC, ma che però non la fanno più, quindi di conseguenza questo è per me un fattore determinante. Il profilo colore è veramente utile per realizzare i vostri video a un livello medio-alto. Il terzo punto, che è una conseguenza della realizzazione della produzione di una videocamera, è il fattore della versatilità della camera. Ho bisogno che abbia tutte le caratteristiche per aiutarmi nel gestire al meglio il mio lavoro. Un esempio semplice, 5 assi. Sulla mirrorless, come la Sony A7S Mark II, trovo un 5 assi che funziona veramente bene. Se prendo una reflex, una 6D Mark II, che recentemente è stato messo il 5 assi, ragazzi, io l'ho provato, il 5 assi della 6D Mark II è imbarazzante. E devo dire che non funziona come funziona, ad esempio, sulla A7S Mark II. È un 5 assi finto, molto più digitale, croppo molto di più e funziona peggio. Lo slow motion, un altro fattore determinante, su A7S Mark II, ma anche su A7 III, su A7R2, anche se solo in HD, c'è il 100 fotogrammi, anche sulla 9 c'è il 100 fotogrammi e sempre di più queste camere stanno proponendo il 100 fotogrammi con una qualità sempre migliore. Se voi andate su reflex lo trovate il 100p, 100 fotogrammi, 120 fotogrammi, perché se andate a prendere la 1DX Mark II il 100 fotogrammi ve lo fa e ve lo fa anche molto bello. La 1DX Mark II, che è la top di gamma, che costa
più di 4.000 euro sicuramente ora, ed è una macchina che ha ben 2 anni. Tutta la parte di mirrorless riescono a proporre un 100 fotogrammi anche se spendete molto di meno, quindi come dire, già parto dal presupposto che il 100 fotogrammi, che per noi videomaker è comunque molto utile per alcune categorie, per alcuni settori di video, per me è un'agevolazione. Non devo per forza comprare il top di gamma per avere il 100 fotogrammi, e quindi io posso realizzare un super slow motion per video a prezzi più accessibili. Anche la gestione di ISO è un'altra faccenda molto delicata. Per realizzare video gli ISO sono comunque un incentivo, un aiuto veramente importante. Ovviamente ragazzi, se voi girate a 10.000 ISO dalla mattina alla sera, vuol dire che c'è qualche problema, ok? Avere dei corpi macchina che riescono a reggere bene gli ISO è fondamentale. Io sto parlando soprattutto di ISO in situazioni dove utilizzi il profilo colore, perché sappiamo benissimo che in standard, se non lo sapete ve lo dico io, in standard se voi usate gli ISO potete gestirla meglio la situazione, perché non avendo un profilo flat già la macchina vi fa il contrasto e la saturazione, e di conseguenza potete avere un'agevolazione, un aiuto. Invece se lavorate in profilo logaritmico o comunque sia in profilo flat, soltanto alcune macchine riescono veramente a gestire un alto ISO, un ISO in modo tale che in condizioni di scarsa luminosità, in condizioni estreme, vi può aiutare tantissimo. Desidero essere sincero con voi, le mirrorless di Sony non sono veramente epiche per quanto riguarda questo fottuto ISO, cioè lavorano bene, però non è come lo pubblicizzano, cioè in verità non è proprio tutto rose e fiori. Se usate l'S-Log 2 o l'S-Log 3 con ISO 10.000, già durate molto fatica. Se voi usate 10.000 ISO in logaritmico col 100 fotogrammi sulla Sony, son cazzi, cioè l'immagine vi si spappola tutta. Perché? Perché sono videocamere comunque da qualche migliaio di euro, sono comunque entry level, non stiamo parlando di FS5, FS7 che hanno una struttura e sono state concepite veramente per fare video, come anche la C300 o la C200, hanno una resa del 100 fotogrammi nettamente superiore. Però lì stiamo parlando di videocamere, è un target diverso, superiore, cioè lì si spende ancora più soldi. Io ovviamente sto parlando per chi sta iniziando a fare video, oppure come me che ha bisogno di un setup ready to go, che con 3-4 mila euro si porta a casa una videocamera professionale per quello che faccio io, e che ci posso fare video ma anche foto, perché qualche foto ogni tanto la faccio. Però desidero avere una videocamera che prima mi fa video, prima è nata per fare video e poi per fare anche foto, e non foto e anche video. Perché? Perché non avrò tutti i benefici che mi servono per fare video, perché è nata prima per fare foto. Dunque ci becchiamo al prossimo video.